Siamo qui in una quinta liceo dell'Istituto Carlo Maria Carafa di Mazzarino, diretto dalla preside, dottoressa Adriana Quattrocchi. Siamo nella classe proprio di questi ragazzi che tra un altro anno affronteranno la vita del lavoro, la vita universitaria. Abbiamo la professoressa. Claudia D'Angelo. Oggi il liceo classico, questo indirizzo scolastico, che senso ha in un mondo di tecnologico, nel mondo di internet? Il liceo classico oggi è più che attuale perché consente di intraprendere un percorso formativo aperto a tutte le discipline, tanto quelle umanistiche quanto quelle scientifiche. E dà una preparazione aperta a tutti gli interessi dell'alunno, competitiva nel mondo universitario e che amplia la forma mentis e permette agli studenti di intraprendere qualsiasi scelta Sì. universitaria preferiscono e a cui ambiscono. Lei stesso proviene da un liceo Io classico? stessa sì, provengo dal liceo Ha classico, una laurea? ho fatto la scelta più consona che è lettere classiche, però ovviamente dal liceo classico provengono ingegneri, medici, laureati in scienze biologiche, laureati in formazioni professionali, scienze anche infermieristiche, per esempio, o scienze. Per esempio dell'ambito paramedico o ancora in economia. Quindi abbiamo formazioni di ampio respiro, perché Bene. più che preparare l'alunno alla materia, prepara alla disciplina e alle discipline e al metodo di studio. Grazie professoressa, Prego. grazie molte. Abbiamo uno degli studenti della quinta liceo classico Carafa di Mazzarino. Ciao, ti chiami? Angelo Passaro. Angelo Passaro, perché hai scelto fra tanti indirizzi di questo istituto proprio quello classico, del liceo classico? Vabbè, principalmente ho scelto il liceo classico perché lo sentivo come affine alle mie inclinazioni personali. Infatti, ho sempre apprezzato le materie umanistiche, lo studio della storia. Poi, ho apprezzato anche materie specifiche dell'indirizzo come la filosofia. Ma, come ha detto la professoressa, dà una preparazione molto ampia. E visto che voglio intraprendere il percorso universitario, credevo che il liceo classico fosse l'opzione più adatta per questo. Quindi tu pensi che il tuo percorso universitario, più o meno, hai un'idea? Sì, principalmente vorrei affrontare l'ambito delle scienze sociali, quali l'economia o le scienze politiche, e credo che il classico mi dia una preparazione adeguata per poter intraprendere questo percorso. Oggi ai ragazzi di oggi del mondo internet, dei social, consiglieresti di frequentare questo indirizzo per l'esperienza che tu hai? Sì, sicuramente, anche perché ovviamente la scuola, il liceo classico, come anche le altre scuole, non è fatto solo dello studio accademico, si fanno molte esperienze, abbiamo l'alternanza scuola-lavoro, la possibilità di partecipare in viaggi Erasmus e quindi diciamo che ci prepara a quello che verrà dopo, sia esso di ambito universitario oppure sia esso un inserimento subito nel mondo del lavoro. Non c'è mai stato un momento nella tua carriera scolastica che hai avuto un ripensamento, ma perché ho scelto sto liceo? No, sinceramente no, ho sempre apprezzato, diciamo, le materie che abbiamo fatto, gli insegnanti che sono stati sempre disponibili nei confronti delle nostre esigenze e quindi mi sono sempre trovato bene. Il liceo classico è più un indirizzo scolastico per ragazze che per ragazzi? No, assolutamente, ma penso non ci sia più questa distinzione Ma di la nessun maggioranza sono indirizzo. ragazze. No, in realtà no, nel senso la nostra classe ad esempio è variegata, è composta sia da ragazzi che da ragazze, ma credo che ormai queste credenze su qualsiasi tipo di scuola siano passate di moda. Ciao, ti chiami? Ciao, mi chiamo Claudia Di Rocco. Frequenti la quinta liceo classico. Fra tutte le materie che prevede come corso di studio il liceo classico, ce n'è una in particolar modo che ti piace? Sì, sicuramente l'inglese. Sembra una risposta scontata, ma non lo è perché questo liceo ci dà la possibilità di studiare questa materia importantissima al giorno d'oggi e la scuola ci fornisce dei corsi anche extracurricolari sempre per l'inglese, quindi è molto importante. Poi vabbè, sicuramente ci sono il latino e il greco che sembrano molto noiose, ma in realtà ci offrono un buonissimo metodo di studio che ci ritroveremo anche dopo per l'università. Platone, Hegel, Seneca, ma sono ancora attuali questi? Oggi, insomma, abbiamo personaggi nel mondo della musica che un po' non hanno nulla a che fare con questi personaggi classici.
Sì, perché sì, sì, un tuo commento, Claudia? Sicuramente hai ragione, questi personaggi, seppur antichi, in realtà sono molto attuali, perché ci trasmettono dei valori, ci trasmettono degli insegnamenti che possiamo mettere in atto al giorno d'oggi con i nostri coetanei. Per questo è anche importante il liceo classico, secondo noi. Rocco Ante, per dire qualcuno, De Maneskin, che influenza hanno riguardo oggi l'indirizzo del classico? Allora, sicuramente per questi artisti, di questi artisti possiamo prendere in considerazione i testi, perché nonostante il tipo di musica, il tipo di cultura ben diverso da Seneca e Platone, però sicuramente i testi, se analizzati bene, hanno delle affinità con questi artisti antichi. Brava. Claudia, consiglieresti a un ragazzo che sta 24 ore su 24 a smanettare lì sul cellulare, consiglieresti di scegliere il classico? Sì, 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 lo consiglierei tantissimo, perché anch'io ho 18 anni, anch'io ho a che fare con i social, eccetera, eccetera, e so che il liceo classico aiuta tanto a non fermarsi all'apparenza e ad aprire la mente, e quindi ci mette in guardia anche per quello che è il mondo attuale, che riguarda quindi i social, il web. Dalla quinta classe liceo classico, appunto, dell'Istituto Carlo Maria Carafa di Mazzarino, diretto dalla preside dottoressa Quattrocchi, è tutto. Grazie.